bene. Allora, tema di identità. Dunque, io nel 2010 avevo fatto questo spettacolo che era il tema l'identità nella multimedialità. E adesso lo riassumo brevemente. Perché avevo fatto un librino che poi però me lo sono ricordato dopo, l'avrei potuto fare questa sera, ma mi sono dimenticato. Quindi, che diceva? Lo scenario di inizio millennio appare dominato dall'utilizzo di massa dei social network. Ultimo tassello aggiunto al mosaico della multimedialità. Sembra, oggi, che gli esseri umani possano comunicare fra loro come mai prima nella storia. Ma allora, l'individuo, che da sempre patisce la solitudine, che da sempre lamenta l'incomprensione con i propri simili, può dirsi meno solo? L'aumento quantitativo delle comunicazioni ha portato anche una maggior comprensione reciproca? O siamo ancora e pur sempre smarriti nella selva oscura? Allora, questo era il 2010. Io non c'avevo Facebook. Poi ce l'ho avuto, adesso è il 2015, e quest'altro pezzo che ora vi leggo è come dire, il proseguimento concettuale di quella riflessione là. Ah, mettiamo qua che c'è. Foto delle vostre facce, foto dei vostri piedi, foto dei vostri amici, di voi e i vostri amici, foto di voi che fate gli scemi, foto di voi che fate i seri, fate uno sport o parlate al microfono, poi gli entusiasmi che non entusiasmano, le invettive varie, gli sfoghi di nervi, le cose dette tanto per dire, una foto dei vostri cervelli, una dei vostri animali. Ci ripromettiamo di fare qualcosa, promettiamo di andare in un posto, ci scusiamo perché non ci siamo stati. L'avevamo promesso, ma sai com'è, l'imprevisto è sempre dietro l'angolo. Foto dell'angolo, al massimo, mai dell'imprevisto. Poi le cronache, Dio ci scampi dalle cronache. La vita è oscena, piatta, eppure oscenamente piena di dettagli. Se li stai a contare, poi a raccontare, non diventano meno osceni. Quello che conta per te, gli altri, se ne fottono. Foto degli altri, delle facce degli altri, delle loro vacanze. Quanti amici hanno gli altri? Che bravi a farsi le foto! Da fighi o da scemi con gli amici, le foto dei piedi, che bei piedi che hanno gli altri, che animali. Accorrete, accorrete alle loro serate, stasera tutti qui. Gli entusiasmi che comunque non entusiasmano, le serate disertate, comunque vuote, desertificate, le cose non funzionano allo stesso modo. Le foto stanno più ferme e si lasciano ritoccare. Fuori dai roghi fatti a parole, nessuno uccide il chiaro di luna. Anche gli angeli hanno imparato a non cadere. L'inferno è un posto noioso per passarci l'eternità. Il bello dei libri, alla lunga capisci che se non li tocchi restano chiusi. Niente foto, peraltro, nella maggior parte dei libri. Foto invece dei vostri libri, se li scrivete. Foto anche solo se li leggete. Foto del piatto, foto del bicchiere, foto del sole, foto del mare, il catalogo illustrato del grande magazzino del mondo ridotto ai minimi termini. Le solite quattro cose
Che brutto se piove, che bello se fa bello, che gioia se rido, che triste quando piango. Tutt'al più un'indignazione furtiva, una battuta che fa ridere relativamente, una cosa profonda che non si capiva. Uno più uno non ha mai fatto due come stamattina. Ho avuto conversazioni più interessanti in ascensore. Foto dell'ascensore. Vabbè, posso leggere una porno, tanto tardi. Ci sono bambine. Ma poi io da bambino raccoglievo le pagine delle riviste porno ai giardinetti, lasciate lì la sera dagli adolescenti. Schifoso. Ma adesso c'è YouPorn. Che gusto c'è? Cazzo. Infatti prima parlavamo, pensa quando avremo tutti lo smart telefono con YouPorn direttamente sul polso, basta che lo metti al contrario e con la stessa mano fai tutto. E lì sarà la svolta. Ai miei tempi, se volevi farti un video, avevi voglia. Ora offro da accendere a un ragazzo e mi trovo un capannello per strada a vederci la gioia che fa una pompa a Mattia, in camera sua di lei, credo, a chiederci, ma adesso Ale cosa dice? Cosa le fa? Se l'ho visto io, sto video, figurati se non l'ha visto Ale. Ma anche la gioia, come sta? Che se fossero figli miei, dico, cioè niente contro le pompe, sia chiaro, neanche contro i video, anzi ho chiesto ai miei nuovi amici se avevano il numero di quella che fosse mia figlia, lei e l'altro, se fossero, non vedrebbero l'ora di sapere a che ora gli lascio la casa libera. E allora, cari figli, io col cazzo che vi procreo, e non prendiamoci sul letterale, le canne fumatevele con i soldi di qualcun altro, con i miei me le fumo io. Ditemi che non ho senso sociale, ma ai miei tempi, se volevi farti un video, se volevi farti, avevi voglia. E voglia ne avevamo sempre, bigiare la scuola e vendersi i libri il pomeriggio, in fila grattarsi per due pasticche scadute di merda, il bianco tagliato col gesso, qualcuno sanguinava dal naso, altro che video dei pompini. Col cellulare che ti ho regalato io, cara Gioia, lo zio, il papà, Mattia le mani ce l'aveva sulla tua testa e l'altra dietro la schiena, delle tue ne ho vista solo una, cara Gioia, allora dillo! La regista, la cineasta, sei proprio tu, attrice, direttrice, prima donna, che punti alla maturità artistica in tutti i sensi. Vedi di non perdere l'anno piuttosto, che dopo non te li ridà più nessuno gli anni che perdi. Te lo dice lo stronzo del marciapiede che ti ha vista sucare. Il video non era male. Non so Ale cosa ne pensa. Io solo che il motorino col cazzo che te lo prendo, nel caso. Hai la mano ferma, cara Gioia, te lo riconosco. Solo ti concedi un po' troppi primi piani. Chi era assicurato se la cavava meglio. Sasso più, sasso meno. Le banche, per esempio, lo erano tutte. Per il resto, i muri erano solo muri. Chi aveva un SUV se ne sarebbe poi potuto comprare un altro. Qualcuno non c'entrava, dopo tutto. Anche gli innocenti finiscono sotto al tram. Quando ho iniziato con la dinamite, credevo nella rivoluzione, ora credo solo nella dinamite. Stupiva invece il vostro incazzarvi. Non si capiva in cosa credevate. Vi avevano forse esaudito desideri che non avevate più? Desideravate ora qualcos'altro? La sicurezza per le vostre banche e anche il SUV, perché no? Lo scippo forse era questo. L'ennesima manifestazione che doveva servire a niente, se non ai vostri alibi,
registriamo il mutamento dei vostri desideri, registriamo il rapporto che avete ora col potere. Ricordatevi che la violenza non è mai gratuita. Solo da molto tempo che il prezzo non lo pagavate più voi. Chi era assicurato se la cavava meglio. Il vostro desiderio latitava. Nessuno a sentirvi avrebbe smosso niente, sasso più, sasso meno. Vi andava evidentemente bene tutto, infatti, dagli spalti di un'indignazione formale, più tardi un'inclinazione alla derisione sostituiva il discorso critico. Il rapporto che avete ora col potere è reticente. Lo rivelano i vostri desideri quando li manifestate. La violenza inutile in questo caso ha smascherato le preoccupazioni che vi riempiono la vita. Il problema della sicurezza, cioè una vita tranquilla. Bisogna rinunciare a un certo livello di benessere e a determinate libertà. Mi sembrate ben disposti verso tutto. Sasso più, sasso meno, difendete l'equilibrio contrattuale. Cosa volevano dimostrare? Forse niente, forse proprio quello. Finiremo tutti fucilati, comunque, davanti al plotone di esecuzione dello zar.